Io sono Pablo Emilio Escobar Gaviria. E ma bello ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video sul mio canale. Sono Zecchio Maisani. Oggi ragazzi siamo in questo nuovissimo video sul mio canale, dove andremo a parlare di cosa? Di alcuni giocatori famosissimi della Serie A. Siamo qui per vedere le loro interviste. Perché? Inerenti a cosa più che altro? Come vedete dal titolo, al trasferimento di Bonucci al Milan. Ragazzi, questa cosa ha traumatizzato, diciamo, i tifosi della Juve, ha reso felici i tifosi del Milan. Nel frattempo ve ne sta scritta la cosa, però sono cose a parte. Niente ragazzi, direi per questo video di raggiungere 150 like, raga, per un altro video di calciomercato del genere. Perché queste interviste sono veramente bellissime, vedetele tutte, alcuni vi faranno anche un po' ridere, tipo quella lì del Piero. Mi raccomando, raggiungiamo i 150 like, condividete questo video con tutti i vostri amici, commentate qui sotto per dire la vostra, se siete pro o contro al trasferimento di Bonucci al Milan. Io veramente ci sono rimasto scioccato, non me l'aspettavo, dall'inizio credevo fosse uno scherzo, e invece no, è successo veramente nell'arco di 48 ore, sì. Niente ragazzi, sono rimasto veramente scioccato, ci sente nel video. Dietro di te ci sei, ci sono due tue foto, una con la maglia della Juventus, una con la maglia del Milan. Se ne parla tanto di un trasferimento in questi giorni dalla Juventus al Milan, quelli Bonucci. È un passaggio difficile e forse oggi è più difficile di allora o no? Questo non lo so, io ovviamente potrei parlare del mio trasferimento, ma non posso esserti utile su quello di Bonucci perché non conosco i dettagli, non conosco anche le motivazioni. L'unica cosa che posso dire è che non me l'aspettavo, perché credo che Bonucci è stato una colonna importantissima per la Juve, e questa scelta mi ha sorpreso. L'ultima, per quanto mi riguarda, volevo sapere che effetto ti fa vedere Bonucci con la maglia del Milan, se te lo saresti mai aspettato e se sai qualcosa in più di noi, però se ti sei fatto un'idea sul motivo per cui ci sia stata questa cessione lampo. Ma diciamo che ero in vacanza in Sardegna e quindi ho visto Barzagli, mi ha raccontato qualcosina, però no, a parte gli scherzi. Cosa? No, vabbè. Tutto secondo me è stato delle gran chiacchiere, però in realtà non c'è stato poi più di tanto. Il problema è che si vede che Leonardo, però da questa situazione secondo me si vede la forza di una società. La società forte è una società che ha dei valori, ha delle cose, si vede che non andavano più d'accordo e hanno cambiato, sia Bonucci ha deciso di cambiare strada. Chiaro, un giocatore molto importante, perché penso che Bonucci sia tra i centrali più forti al mondo, ha fatto un grande acquisto il Milan, però secondo me la Juve comunque con i soldi che prenderà è una società seria, sana, ha preso tanti giovani forti, secondo me farà bene uguale. Ho soltanto una battuta per un commento a caldo sul passaggio probabilissimo di Bonucci dalla Juventus al Milan. Te l'aspettavi? No. Come mai? Non penso che posso aggiungere altro. Ma come lo vedi? Come affare? No, come affare non lo so, cioè nel contesto da juventino non la vedo una gran cosa, però ecco, capita così a ciel sereno, boh, c'è una roba proprio che sembrava uno scherzo. Oggi noi eravamo qui che cercavamo di preparare questa partita, ed è arrivata questa notizia, molto molto sorprendente, diciamo così, poi vediamo domani cosa accadrà, però molto molto sorprendente, non avrei mai pensato una cosa del genere, ecco. Compagno di nazionale, in questo caso Bonucci, che passa a Milan, che effetto ti fa questo trasferimento così a sorpresa e se il Milan adesso diventa da scudetto? Beh, da scudetto questo bisogna sempre vederlo, comunque acquistare 10 giocatori e fare una squadra nuova non è sempre facile, secondo me questo potrebbe essere il colpo d'Europa che ha fatto il Milan, perché comunque si parla di un giocatore di livello internazionale. Leonardo è uno dei difensori, se non il difensore secondo me più forte in circolazione, e quindi che fa effetto vedere capitano del Milan un giocatore che nel Milan non ha mai giocato, la sua prima presenza sarà capitano. Ma Bonucci è uno dei difensori più forti del mondo, quindi danno la fascia a un giocatore carismatico, con carattere, con tanta esperienza. Sai, mi viene da parlare in inglese, non riesco a parlare in italiano. Già non sapevo nemmeno tantissimo. Ora questa è una buona, forse una buona notizia. Vorrei parlare in inglese, però non mi capisce nessuno. Ha grande esperienza, quindi hanno fatto un grandissimo colpo, un
grandissimo colpo, è un giocatore fenomenale, quindi il Milan si sta attrezzando molto molto bene.